Benvenuti amici, io sono Pimpos, oggi siamo su Dark Riddle 2 Story Mode. È uscito Dark Riddle 2, ma stiamo scherzando, com'è che ancora non l'ho portato? Infatti oggi lo sto portando. Vi ricordate lo maccione di Dark Riddle? Ebbene, ce l'abbiamo anche sul 2 ovviamente, perché non è che cambia la gente è sempre la stessa. Cambia la storia, evidentemente, almeno presumo. Quindi, cosa brutta è che se avete sbloccato delle skin nel primo, non le avrete sbloccate nel secondo, quindi le dovrete risbloccare. E tutti i prezzi ovviamente vengono mantenuti. Grande così. Allora, vediamo, va. Ruota della fortuna, che possiamo, manco posso girarla. Skin se l'abbiamo vista, giochiamo a sto punto. Allora, storie della città, missioni, 0 di 5. Dopodiché mucca, auto e un grande UFO, altre 5 missioni. Prossimamente verranno aggiunte altre missioni. Gli sviluppatori mi hanno detto che aggiorneranno spesso questo gioco, inserendo sempre nuove missioni. Quindi mi raccomando ragazzi, supportate serie e canale lasciando like, e seguite anche su TikTok ed Instagram. Vi lascio sempre il banner. Andiamo, va. Storia della città, missioni 0 di 5. Vediamo che... guarda quello che c'è qua. Hooligan acqua. Possiamo avere delle stelle pure. Andiamo. Questo gioco è gratuito, perciò inseriamo la pubblicità. Auguri figli maschi. Mr. Brancy, salve. La signora Agatha, buongiorno. Il poliziotto, è tornato il poliziotto. Guardalo lì quanto è figo. Dopodiché, Peter, ciao Peter. Praticamente siamo sempre sulla stessa città. Niente, ma come niente internet? Ma ce l'ho io, ma come niente internet? Vabbè, è chiaro, ma chi se ne frega. Fammi continuare. Ciao Maria, buongiorno. Quanti personaggi. Signor Cao, il venditore c'è sempre, ovviamente. Poi, è ovviamente l'omaccione. È che ovviamente lui non può mancare. Perfetto, siamo arrivati. Mi infilo dentro il carrello. Tocca il pulsante per interagire. Ok. Ci insegniamo dentro il carrellino. Preciso. Proprio fatto su misura per me. Guarda che dove siamo, su Theme Park. Ma che devo fare? Lanciare una palla acqua a Mr. Brancy. Ma come, facciamo gli scherzi. Mr. Brancy? Dov'è Mr. Brancy? Mr. Brancy, che fa qui? Aspetta che le lancio una palla in faccia, va. E ha tirato uno dei vicini, così tutti si è rotto. Che cacchio significa? Allora, Maria, pigliate la palla in... Ma io così la mira, però non la prenderò mai. Ma aspettate, oh, piano, frena sto carrellino. Qual è il mio obiettivo di missione? Massacrare poliziotto e via. Mi sento... E crepaci. Mi sento su Pokémon Snap. E via Peter, fa... L'ho capito, fa... stavo ammazzando Peter. Levati dalle scatole. Fammi ammazzare Peter. Peter, preso in faccia. Peter, crepaci. Mi sento su Pokémon Snap. Solo che lì dovevamo fotografare. Qua dobbiamo prendere a palla in faccia la gente. Signor Cao. E ci crepi, signor Cao. L'ho preso. Signor Cao, ci muoio. Quindi vicino. E muorici vicino. E non ti arrabbiare perché ti spacca la faccina. Ti spacca... Liscio. Attenzione. Quindi, ripetiamo il giro. Aspetta, Mr. Brancy. C'ho un modo per rallentare sto cacchio di carrellino qua. Crepaci pure. Non la prenda, questa non la prendo. La signora, ci crepi. Aspetta, poliziotto, ci ricrepi. Lo prendo, no? In faccia. In faccia, però dopo, perché prima ti ho preso sulla schiena. Peter, muorici, Peter. Mi sta girando la testa. Mi sta avendo il mal di mare. Signor Cao, ci muoia. Per favore, la prendo in faccia. Allora, il vicino. Vicino. Non ti proteggere nei pali, perché tanto ci devi morire. Guarda qua quando lo sto facendo arrabbiare in una maniera incredibile. Posto? Ancora? Ci stiamo perdendo un bel po' di tempo. Troppo tempo. Le stelle non... Signora Agatha, ci muoia. Le stelle non me daranno mai. Poliziotto? Che è? Ho capito. Ma comunque c'è la connessione. Perché devi rompere le scatole? Ma peggio di Bros. Poliziotto, c'è. Sulla schiena, no? È perché. Peter, preso. Comunque il vicino si sta arrabbiando. Non capisco perché si arrabbia anche quando colpisco gli altri, non lui. Vicino. Vicino, ci devi morire. Preso, ammazzato. L'ho ammazzato. Vediamo che cosa gli è successo. Vai. Così, Guarda quanto sono grosso io. Il carrellino. Prendilo in faccia, in tutti i sensi. No, vabbè. No, vabbè. L'abbiamo ammazzato, ragazzi. Però si è incacchiato ancora di più. Non fare Hercules. Abbiamo vinto 2 stelle. Quindi più siamo veloci, più stelle otteniamo, ovviamente. Questo sarebbe il secondo, no? Che fai?
Ah, adesso non siamo più nel carrellino, meno male. Che c'è? Beh, guarda che è una trappola. L'ho capito che non ho internet, facce di capra. Schippa, schippa, è chiaro, è chiaro. Allora, consegnare il pack a Brains. Oh, meno male che non... Ah, non c'è la mappa. Vabbè, che vuoi che ti dica? Io internet lo attivo. Allora, consegnare il pacco a Brenzi. Vabbè, quindi non siamo sempre sul carrellino, meno male. Brenzi, dove sei? È tornato internet, guarda qua. Meglio, vabbè, le cose che succedono così a caso. Brenzi, lì c'è il poliziotto. Mister Brenzi, allora, buongiorno. Signor Brenzi, ho un pacco per lei. Dove lo piglio? Dove glielo lascio? Glielo tiro in faccia? Dov'è il pacco che gli devo lasciare? Scusate. Nello zaino non c'è niente. Scavalco? Scavalco. Signor Brenzi, mi accetti, per favore. Non mi ostacoli. Che c'è? Che Babbo Natale? Do una martellata in faccia, solo che qui il martello non ce l'ho. Devo prendere il pacco, forse. Ho lasciato qui? Ah, ma lo devo prendere da qua? È tre ore, però. Tre ore per prendere... Per cercare i pacchi qua. Mi sono messo a fare pure il postino, Mr. Brenzi. Ecco, un pacco per lei da Amazon, proprio diretto verso la sua casa. Che c'è? Non ti piace? From to... Ah, non ci sono pure le foto. Aspetta che ho preso il pacco sbagliato. E può succedere. E c'è caldo. Scusa, ma se lo consegna a lui invece? Ormai ho preso questo. Perché proprio a Mr. Brenzi? Diamoglielo a lui. Signor Cao, faccio un pacco per lei. Ma lo sono ritrovato a casa. Se lo pigli, non rompa le scatole e pagami pure. Non lo prendo. Lo spatti in faccia. Si è arrabbiato, se l'è preso. Non ho capito. Quindi, ma state zitto, faccia di capo. Fatemi capire. Già il tempo è finito qua. Questo è un giornale messo per terra, niente. Ce n'era uno per cavo pure. Mi sono portato avanti con il lavoro. Eccolo qua, Brenzi, te pigliati il pacco. Ho avuto problemi tecnici. Pigliati. Diglielo in faccia. Che c'è di bello? Dai, non mi interrompere proprio ora, però. Guardate che ho due connessioni. Wi-Fi e 4G. E però non piglia, che vuoi che ti dica? Il gioco non funziona. Allora, fatto. Stelle proprio niente, quindi che devo fare ora? Prendete il pacchetto di Peter. Peter? Dove sei? Peter, saltella, bimbo malefico. Sei l'unico bimbo che non sa scavalcare le staccionate. Peter, dove sei? Aspetta un attimo che lo cerchiamo. Eccolo, che fai lì? Ti vuoi buttare? Dammi il pacco, va. Peter, dammi il pacco. Che? Ma time off? Ma come time off? Capito che ho perso mezza giornata. Qua i pacchi si sono confusi. E non sudare, bimbo. Non sudare. Riproviamoci, va. Dobbiamo essere non veloci, di più. E non perdere tempo con i pacchi, ovviamente. Che poi ci moriamo ancora prima. Sì, lasciameli qua che io vado a fare il postino, tranquillo. Allora, veloci come una iena. Prendi sto pacco. Veloce, via. Vieni qua, Mr. Brenzi, c'è un pacco per te. Vieni qua che te lo spatto sempre in faccia. Tieni, beccati questo. Primo pacco fa... qua c'è l'entrata, guarda qua. Prendiamo l'altro, veloci. Veloci, Mr. Cow, c'è un pacco per te. C'è una brutta cosa dentro, però chi se ne frega. Prenditelo e state zitto. Lo sbatto sempre in faccia. Oh, fatto. E fin qua ci siamo. Schippiamo. Pacco di Peter. Peter, tu devi scendere da lì. Dove sei? Ecco, dammi sto pacchetto. Buttalo. Butta il pacchetto, insomma, lo vengo a prendere io. Prendilo. Come faccio a prenderlo io da qua? Scusami. Che fa, mi arrabbia? Ma guarda te se la gente è così brutta e cattiva. Ma io posso scavalcare. Arrampicati, bimbo. Vai, piglia sto cacchio di pacco. Mi servono delle casse. Posso saltare da qua. Via. Ma posso in qualche modo prendere la rincorsa e saltare? Oh, alleluia. Prendi sto, sei una brutta persona. From giù. Aspetta, pacchetto ad Agatha. Agatha, dove sei? Agatha, ho un pacchetto. Non ti incastrare, bimbo malefico. Dov'è Agatha? Mi sono chiuso. Dove sei? Agatha, ho un pacchetto per te, vieni qua. Agatha, eccola là. Signora, c'è un pacchetto per lei. Glielo sbatto sempre in faccia. Al suo cagnolino. Di fiducia. Quanti siete? Allora, fatto. Quindi prendete il pacchetto di Agatha. E qua sono. Dallo, ci penso, vado a fare il postino. Al signore lì, Peter, arrivo. Attento che te lo tiro in faccia, sappilo, è meglio che scendi da lì, altrimenti ti faccio cadere e ti faccio rompere le zampe. Meglio che tu lo sappia prima che io faccia certe cose, ma chi se ne frega, tieni qua. Beccati. Ma un po' più di forza però, bimbo.
Ho più di forza. E via. Oh, l'ho lanciato un po' troppo in alto. Va bene così? Non credo di poterlo recuperare. Internet niente. Internet c'è, sei tu che non lo vuoi usare. Che cacchio vuoi da me? Il pacco l'ho perso. Quindi ho fallito la missione, mi sa. Aspetta, vado di recuperarlo. Eccolo qua, trovato. Preso, attenzione a non scivolare. Pigliati sto pacco, Peter. Facci di capra. È tutta colpa tua. Ma non è lui, Peter, scusami. A chi è? Di chi è sto pacco? Prendete il pacchetto di Agatha. È un altro, e questo non ti basta. Non è questo? Ma come non è questo? Ma come? Che mi date i pacchi sbagliati pure? Ma guarda te se io vado a fare Amazon. Ma guarda te se devo farlo in questo... Agatha, mi hai dato il pacco sbagliato, testa di ramoscella. Qual è questo? Questo? Cagnolino, non mi morde. Pacchetto di... Prendete il pacchetto di Brenzi. Quindi... E questo che ci fa? Me lo mangio. Questo me lo mangio. Che vuoi che ti dica? E sta finendo il tempo, tra l'altro. Sta finendo il tempo. Dov'è Brenzi? Brenzi? Brenzi, ho un pacchetto per te. Brenzi, signor Brenzi, facci di capo. Gli ho da tirare. No. Prendi il pacchetto da lui. Questo no. Brenzi, dammi sto pacco. Quale dei due? Quello l'ho tirato io, quindi questo. Buttare tre pacchi nel bagno del vicino. Ma è finito il tempo. No, vabbè. Ragazzi, gioco che comunque ha la sua difficoltà. Dico, va bene che io ancora devo capirlo il gioco, però ha la sua difficoltà, perché comunque dovete essere abbastanza veloci, veloci. Dunque, siamo ancora alla storia della città, quindi alla seconda missione. Abbiamo fatto tantissimi progressi, ultimamente. Quindi, gioco molto carino. Fatemi sapere nei commenti se volete che proseguiamo. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi siamo alla domenica horror con un nuovo gioco, ovvero Cursed Village. Che ci siamo venuti a fare, però non lo sappiamo. Tra l'altro paccheggiato da schifo. Ancora? E che ti sei scolato 8 litri di birra?